Eccoci puntuali con Focus Cultura. Oggi cominciamo con il festeggiare un anniversario importante, un compleanno importante, i 40 anni dell'Università della Terza Età di Cosenza, che sono ritrovati nel Salone dell'Assindustria di Cosenza proprio per sottolineare questo importante compleanno. È con noi in collegamento, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il direttore dell'Università della Terza Età, il professor Mario De Bonis. Grazie per essere con noi, è stata una bella festa in cui si è messo al centro il valore della cultura, ma soprattutto lo stare insieme, il dibattere di temi importanti, l'allenamento della memoria, il riuscire attraverso lezioni come quelle dell'università a rimanere attivi in città ma nella società. Un esperimento questo dell'Università della Terza Età che a Cosenza ha riscosso tanto successo, e lo dicono i numeri che voi registrate. Grazie dell'invito, dottoressa, grazie a Teleeuropa Network per questa opportunità che ci viene offerta. La nostra università sì, ha compiuto 40 anni dal 1983 che siamo sul territorio, per l'illuminata idea del dottor Mario Pedrancheru, che ha visto lontano nell'istituire questa nostra istituzione, che veramente è un fiore all'occhiello anche per le attività culturali della nostra città. La nostra università è stata promossa dall'Istituto Superiore, Istituto di Scienze di Servizio Sociale, fondata dal Monsignor Augusto Lauro. Siamo, sì, come ha detto lei, i numeri ci danno ragione, siamo in una fase di ripresa adesso dopo la parentesi del Covid, ma diciamo che non abbiamo mai smesso le nostre attività. Abbiamo cominciato nel 1983 e siamo a 2024, quindi proprio a ricordare che il 10 aprile 1984 era ospite a inaugurare il corso comunitario, il nostro corso, primo corso dell'università, il fisico e scienziato Antonino Zichichi. Siamo stati sempre attenti nella scelta delle tematiche che volevamo proporre alla città, perché la nostra non è un club, non è una nicchia, ma vuole essere un'istituzione in cui si fa veramente cultura, con le attività che noi giornalmente facciamo, dallo studio delle lingue, all'informatica, al corso di medicina, corso di letteratura, corso di pittura, di teatro, di economia, di storia e filosofia. Cerchiamo di rispondere a quelle che sono le iniziative che vanno man mano affermando nella mente di ciascuno e soprattutto nelle aspettative della società complessa nella quale viviamo. La domanda che le voglio fare, per chi dovesse guardare dall'esterno e non conoscesse l'UNITER, le ha parlato di corsi, allora la domanda di un'università, la domanda è: ci sono anche degli esami? No, diciamo a richiesta degli interessati, solo dopo la frequenza di un triennio si può discutere un argomento sempre a scelta del candidato, e viene rilasciato a queste persone un attestato che li qualifica come diciamo laureati presso l'Università della Terza Età. Attenti che non è un titolo spendibile ai fini professionali, ma soltanto una soddisfazione per quelle persone che non hanno potuto seguire un corso regolare di studi. E a tale proposito voglio dire che noi abbiamo un pubblico eterogeneo, dalla casalinga al collega laureato, al commerciante, al
diciamo, a tutti coloro che hanno conservato sempre dentro di sé quelle esigenze che erano soltanto state messe in stand-by per poi essere adesso vengono sprigionate in questi corsi. Certo, una Difatti, bellissima noi abbiamo. iniziativa, basta avere curiosità e io una curiosità ce l'ho e poi la congedo perché so che insomma l'aspettano, ho molto da fare. L'allievo che è più giovane e quello più anziano, che età hanno? Bene, noi abbiamo avuto fino a 95 anni, il più anziano fino a 95 anni, e la commozione grande è stata quando ha conseguito il titolo, ha voluto discutere un argomento che riguardava la sua vita, aveva fatto la guerra, era stato emigrato, e ha scritto le memorie della sua vita, su cui ha voluto discutere con un vasto pubblico, e la soddisfazione sua e anche nostra, che è stato attorniato da tutti i suoi affetti familiari, ma anche dall'amministrazione comunale di Lappano e dal suo parroco. Questo diciamo, ci connota come nella nostra università, al di là dei saperi, c'è molta partecipazione affettiva, socializzante e diciamo, interagente con chi scritto e con chi si confronta con noi. Grazie, grazie direttore per essere stato con noi. Infiniti auguri e lunga vita all'Università della Terza Età, veramente una risorsa per la Calabria. Andiamo avanti. In questi giorni lo abbiamo sentito, la scomparsa di una grande attrice, parliamo di Sandra Milo. Lei era nata a Tunisi, lo ricordo perché ne abbiamo parlato nei mesi precedenti in Intrecci Mediterranei. In questa rubrica che abbiamo deciso di mettere in piedi insieme a Pino Sassano, che è in Tunisia e che riesce a farsi a riannodare i fili comuni della cultura italo-tunisina. Oggi esce un libro che si chiama proprio Intrecci Mediterranei e raccoglie i racconti di 40 italiani che hanno deciso di vivere in Tunisia. Ma sentiamo Pino. Intrecci Mediterranei è il libro omonimo di questa rubrica e del concorso letterario che l'ha ispirata. Appena uscito per Edizioni Erranti, curato dalla scrittrice e giornalista Francesca Spinola, raccoglie circa 40 racconti di italiani residenti in Tunisia. E non solo. Chi segue la nostra rubrica già conosce l'obiettivo del concorso da cui nasce il libro. Un'iniziativa proposta dalla libreria Mondadori di Cosenza, dalla CIM Tunisia, dall'editore del volume, Edizioni Erranti, appunto, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura Tunisi e diversi enti tunisini. Tutto sotto l'egida di uno dei più affermati scrittori italiani, Maurizio De Giovanni, che ne è presidente onorario. Il tentativo era invitare gli italiani in Tunisia a scrivere e riflettere sul loro rapporto con questa terra, italiani che con questa terra così vicina intrecciano rapporti secolari, proponendo di sistemare le loro impressioni in un testo che possa e che potesse rimanere. Un'occasione unica, raccolta fin anche da tanti tunisini in rapporto con l'Italia, anch'essi pubblicati per scelta dell'editore. Francesca Spinola, appunto curatrice del volume, scrittrice, saggista e giornalista esperta di Islam, a breve uscirà il suo ultimo libro su Tunisi, ha ordinato i racconti pervenuti in una sorta di romanzo collettivo. I capitoli snocciolano sentimenti e avventure in una terra che è avventurosa di fatto e quindi di fatto ricca di scoperte. Scoperte di luoghi geografici e geografie interiori che incontrano la storia comune di popoli in stretto contatto, come si è detto da secoli. Contatti capaci di stratificare anche gli stessi italiani in gruppi che raccontano vite vissute da altri tempi, intrecciate a quelle tunisine e adesso anche alle vite di nuovi italiani appena giunti. Italiani spesso ignari della storia dei tanti connazionali trasferiti lì, per esempio, già dal 1800. Italiani capaci di essere parte integrante di quella storia, di questa terra, che ha visto
i Natali, l'agire di tanti di noi. Come nel caso della storia, che per esempio apre il libro narrando un delitto di cui è vittima un personaggio che sarà bello scoprire, ma un personaggio, appunto, vittima della storia d'Italia riverberata in terra tunisina, fino a giungere a fatti e vite dei nostri tempi mescolate alla magia di ricordi e di sogni che italiani e tunisini hanno scritto, dando giusto tributo al fiabesco di questa terra delle mille e una notte, fatti che fanno parlare fino anche le bestie, cani, cavalli e pesci, nel vortice di una natura coinvolgente, dove tutto dialoga, nel bene e nel male, nel bello e nel brutto che sale di vita. Intrecci Mediterranei è un libro corale che verrà presentato nella cerimonia di premiazione del concorso spostata prossimamente, ma già ordinabile al sito dell'editore, in libreria e sulle piattaforme online. Cosicché nel fermento che vede la Tunisia confrontarsi al centro della scena mediterranea con l'Italia, ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi a fine aprile, do a tutti appuntamento ai nostri prossimi intrecci mediterranei. Guardo il portone bianco della mia nuova casa e la splendida luna che lo sovrasta. Sento, inebriata, i forti odori che mi circondano. Si tratta di un mix affascinante di intonaco fresco e vernice ancora umida. Dispongo finalmente di uno spazio vitale dopo molto tempo. L'area esterna, adornata da fiori dai mille colori vivaci, come dice la mamma, mi accoglie come una vecchia amica. Sono daltonica, di colori ne vedo uno soltanto, forse due. Il giardino è talmente grande da poterci correre e saltare. Attraverso la porta a vetri e mi ritrovo nel soggiorno. I pavimenti sotto i miei piedi sono lucidissimi e quasi riflettono la mia immagine. Dalla cucina provengono il rumore dei piatti e gli stessi profumi invitanti che conoscevo prima di venire qui. A proposito di intrecci, gli intrecci sono anche quelli letterari e sono i protagonisti della lezione, della pillola, di scrittura creativa che ci regala ogni settimana Elena Giorgiana Mirabelli. In particolare lei oggi ci parla di quello che nella narrazione viene definito il viaggio dell'eroe. Quando ci ritroviamo a osservare un film, a leggere un fumetto, a leggere una storia o anche a ideare una storia, ci ritroviamo ad avere a che fare non soltanto con archetipi, con le funzioni narrative, ma abbiamo a che fare soprattutto con un intreccio e con il cosiddetto arco trasformazionale del protagonista. Quello che si vuole dire è che ogni tipo di narrazione ha alla propria base il cosiddetto viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe è un altro modo per parlare in qualche modo di individuazione e quindi di quel percorso che porta un protagonista ad avere piena coscienza anche di sé e del proprio nodo drammaturgico. Il viaggio dell'eroe consta di determinati tipi di fasi, di cui parleremo nelle prossime pillole. E la prima fase è la descrizione del mondo ordinario. Il mondo ordinario è il mondo ambiente nel quale il protagonista si ritrova, a vivere. Quel mondo fatto di affetti, di relazioni, ma anche di contrasti, che permette al protagonista di poter avere e sviluppare un certo tipo di carattere anche psicologico. All'inizio, appunto, del viaggio dell'eroe, questo mondo ordinario viene rappresentato nelle sue caratteristiche, e queste caratteristiche possono essere turbate da una chiamata, da qualcosa che avviene, da un incidente, ma anche da un
una caratteristica profonda, da una rottura anche nelle relazioni appunto del protagonista stesso, che obbliga il protagonista ad aprire gli occhi su quello che è il proprio nodo. E nel momento in cui un protagonista deve aprire gli occhi sul proprio nodo, è lì che comincia il viaggio verso la propria trasformazione. Fondamentalmente, la storia dell'eroe rimane sempre un viaggio. Un eroe si allontana dal suo abituale ambiente familiare per avventurarsi in un mondo sconosciuto che lo mette alla prova. Un viaggio lontano verso un luogo reale, un labirinto, una foresta, oppure un posto nuovo, che diventa teatro del conflitto, con forze nemiche che mettono alla prova. Ma ci sono anche viaggi interni diretti verso la mente, il cuore o lo spirito. In ogni storia l'eroe cresce e cambia compiendo un cammino, dalla disperazione alla speranza, dalla debolezza alla forza, dalla follia alla saggezza. Sono questi percorsi emozionali che avvincono gli spettatori e che rendono la storia interessante. Il protagonista di ogni storia è l'eroe di un viaggio, anche se interiore o nella sfera dei suoi rapporti. Le 12 fasi del viaggio emergono spontaneamente anche quando lo scrittore ne è inconsapevole. Veniamo alla letteratura per i più piccoli. Assunta Morrone è davvero un'esperta in questo e oggi ci conduce in un mondo, no? Fatto di pagine che hanno caratteristiche diverse. Oggi ci spiega che cos'è un albo, che cosa si differenzia dagli altri testi della letteratura per bambini e poi ci racconta anzi, come dire, ci consiglia una lettura molto musicale. Il titolo è Le avventure di Piccolo Do. Ci è capitato spesso di consigliarvi albi e racconti illustrati dove i linguaggi si intersecano e diventano l'uno la forza dell'altro. Ci piace pensare che attraverso un albo, un racconto, i bambini che leggono possono avere la possibilità di avvicinarsi a più linguaggi contemporaneamente. In una proposta di Michael Edizioni c'è un albo molto interessante, Le avventure di Piccolo Do. Subito capiamo che Do ha a che fare con la musica. Il linguaggio musicale è un linguaggio complesso, ma ai bambini è facile, regalare momenti di riflessione sulla musica. E lo possiamo fare attraverso la testualità verbale, attraverso le illustrazioni e, perché no, attraverso una storia che gioca con le note musicali. La famiglia del piccolo Do, ha al suo interno la piccola Re, ad esempio Mamma Mi, Zia Fa, Papà Sol. E allora questo che cosa vuol dire? Che l'incontro con la storia del piccolo Do diventa l'incontro con le note musicali. E facciamo in modo che queste note siano parte di noi, abbiano con noi un rapporto di reciprocità. In un certo senso si personificano le note per raccontarci le emozioni, i sogni, i sentimenti, un po' come fa la musica, quando poi da grandi recuperiamo questa memoria e la facciamo diventare forte dentro di noi, perché per arrivare ad un linguaggio e decodificarlo abbiamo la necessità di farne esperienza. A regalarci questa storia sono due Chiara, sia l'illustrazione che il testo sono curati. La prima da Chiara Pellegrini, la seconda da Chiara Zariff. E allora buona lettura e buon incontro con la musica. Oggi Zia Fa è più frizzante del solito. È tutta contenta perché alle 5 del pomeriggio la sua migliore amica verrà a prendere il tè a casa Pentagramma. Fin dal mattino, perciò, si è fatta aiutare dai suoi nipotini a preparare dolcetti e piccole decorazioni di carta per dare il benvenuto alla sua amica. Figuriamoci la felicità di Piccolo Do e Piccola Re, che quando si tratta di tagliare e incollare, o ancor meglio di trafficare in cucina, sono al settimo cielo. La giornata trascorre velocissima e alla fine la tavola del soggiorno è proprio graziosa.
tra tovagliolini di ogni colore piegati a ventaglio e segnaposti personalizzati, ci sono biscottini a forma di note, muffins con la chiave di violino disegnata con la glassa e i golosissimi cioccolatini di Mozart. È dalla lettura che fa crescere, quella che ci aiuta a diventare adulti, ad un altro tipo di lettura, quello che fanno gli esperti sugli adulti per condurli verso un viaggio che è un viaggio di libertà. Lo facciamo insieme alla dottoressa Francesca Gulino, che seguite con molta attenzione e ci fa molto piacere. Oggi lei ci parla di un aspetto molto molto particolare che è la struttura depressiva di personalità, e magari chissà possiamo non so riconoscerci oppure capire meglio noi stessi. La linea alla dottoressa Gulino. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ricordate che nel mese di novembre abbiamo analizzato la teoria della personalità di Mauro Scardovelli, la teoria di base della personalità, e ne abbiamo evidenziato uno dei due aspetti fondamentali, che era la struttura narcisistica di personalità. Bene, oggi affronteremo la complementare della struttura narcisistica, che è la struttura depressiva di personalità. Depressiva, adesso capirete che cosa si intende. Che com'è un adulto caratterizzato da questa struttura? Sarà sicuramente una persona che ha una grande svalutazione di se stesso o di se stessa, ha il focus verso i bisogni degli altri piuttosto che verso i propri bisogni. È una persona che tante volte dice sì, ma dentro ha il corrispondente no che non riesce ad esprimere. È una persona attenta, empatica e molto sensibile. Che cosa è successo a questo adulto quando era piccolo? Come mai si è strutturata come prevalente la struttura depressiva di personalità? Allora, sicuramente ci sarà stato un momento in cui gli occhi della propria madre come caregiver primario, e vorrei che in questo momento tutti i genitori all'ascolto non si sentissero genitori dei propri figli, ma fossero figli dei propri genitori, ok? Allora, ci sarà stato un momento in cui gli occhi della madre si sono chiusi nei confronti del proprio bambino per X motivi giustificabilissimi, però quello che ha vissuto, ha interiorizzato il bambino, è stato proprio una sorta di abbandono, si è sentito non più visto, non più al centro dell'attenzione, non più accettato dalla propria madre. E allora ha iniziato a pensare che se la mamma ha distolto lo sguardo da lui, sicuramente qualcosa in lui non va bene, non andava bene, piuttosto che come fa il narcisista che punta il dito, e quindi il narcisista è sovente dire è colpa tua se non sono più al centro della tua attenzione. Invece il bambino, che poi sviluppa una struttura depressiva di personalità, si colpevolizza, è sicuro che c'è qualcosa in lui che non va, e per questo motivo la mamma si è allontanata da lui. Quindi questo bambino, per salvarsi, perché abbiamo detto sempre che i bambini non tollerano che le mamme non li vedano, per salvarsi ha cercato una strategia, cioè si è focalizzato su quelli che potevano essere i bisogni della propria madre, ha cercato di comprendere quale fosse
il motivo per il quale la mamma era così disturbata da non attenzionarlo più. Quindi ecco che vediamo che sin da subito questa struttura di personalità si focalizza sui bisogni degli altri, in questo caso sul bisogno della propria madre. E che cosa fa questo bambino piccolo? Cerca di compiacere in tutti i modi la mamma, perché quello che sente è: se io soddisfo i tuoi bisogni, potrò ottenere l'amore da te. Fate entrare dentro questa frase importante: se io soddisfo i tuoi bisogni, potrò avere amore da te. Questo pensare, questo sentire poi si tramanda purtroppo fino all'età adulta. Continuiamo prossima settimana. Beso. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Focus Cultura, vi vogliamo segnalare un appuntamento davvero molto interessante. Ci piace entrare nelle biblioteche, quelle vive, quelle che lavorano, quelle che accolgono bambini e adulti per questo viaggio, che sono le parole, che è la letteratura che ci aiuta a riscoprire noi stessi ma anche il mondo che ci circonda. E poi le biblioteche del territorio, della nostra bella Calabria, hanno anche un po' la missione di far conoscere gli autori che esprime questa terra. Sono tanti, sono molto come dire alla ricerca, no? Sono molto bravi ed è giusto che si dia loro spazio, che si facciano conoscere. Allora, che un po' la Calabria si liberi di quello che è il guardare sempre lontano da se stessa, ma si riscopra. Quindi è davvero lodevole l'iniziativa a Casali del Manco. Noi siamo in collegamento con la biblioteca di Casali del Manco, la biblioteca comunale, con noi l'assessore alla cultura di Casali del Manco, Giulia Leonetti. Grazie per aver accettato il nostro invito. C'è una rassegna che è partita in questi giorni, una rassegna molto pensata, ecco, si chiama Un caffè e un libro. Perché avete voluto in questi appuntamenti, come dire, ripensare anche lo spazio biblioteca, che significa incontro, che significa dibattito? Buongiorno a tutti e grazie Rosalba per avermi invitata a presentare la rassegna culturale che è partita proprio ieri, venerdì 2 febbraio, presso i locali della biblioteca comunale. La rassegna culturale dal titolo Un libro e un caffè. Perché abbiamo scelto questo titolo? Perché il focus primario è appunto quello di condividere dei momenti di confronto, dei momenti di aggregazione, dove l'arte e la cultura saranno protagoniste. Il tutto appunto sarà accompagnato dal sapore e dall'aroma di un buon caffè, e a tal proposito io voglio ringraziare il Caffè Iaquinta, partnership ufficiale della rassegna culturale. La rassegna culturale abbraccerà temi diversi, dai racconti ai romanzi e via dicendo, e il fulcro comune, come hai già anticipato, sono le origini calabresi di tutti gli autori. Palcoscenico della rassegna culturale, come abbiamo già detto, sarà la biblioteca comunale. Quale luogo migliore per vivere e condividere questi momenti culturali? Infatti uno dei nostri obiettivi è appunto quello di far vivere questo luogo, che sempre più sta diventando un punto di riferimento, una vera e propria casa delle culture, dove tutte le generazioni possono confrontarsi. Gli appuntamenti hanno una cadenza precisa, mi pare ogni 15 giorni. Avete deciso anche di affrontare temi importanti come la violenza alle donne piuttosto che le migrazioni? Allora, siamo partiti il venerdì 2 febbraio e la rassegna si concluderà il 22 marzo.
Sì, toccheremo temi importanti come temi sociali, temi, racconti personali, studi scientifici, autobiografie, delle vere e proprie testimonianze. Quindi saranno presenti anche gli autori. Avete deciso anche di coinvolgere, no, il territorio, le autorità del territorio, perché quando attraverso le pagine di un libro si toccano temi così anche delicati, c'è bisogno anche di leggerlo attraverso, come dire, più linguaggi, ma anche più esperienze. Assolutamente, infatti siamo contenti che saranno appunto presenti gli autori, quindi sarà un momento di condivisione, un momento di confronto con loro, perché loro sono i testimoni, sono i veri e propri testimoni di questa rassegna culturale. E poi come amministrazione crediamo che sia importante continuare a investire sulla cultura per rafforzare la crescita, lo sviluppo e l'identità culturale del territorio. Grazie molte per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa importante rassegna che speriamo tanti possano seguire. Noi continuiamo, parliamo di poesia, lo facciamo con Aldo Mazza, che ha deciso di dare voce a poeti contemporanei per questo mese di febbraio, e oggi cominciamo con una poetessa. Lei si chiama Doris Bellomusto e scopriremo una voce davvero sensibile. Aldo, a te. Felice di ritrovarvi e grazie molte di essere ancora oggi con noi, e un caro saluto a tutti. Un mese di febbraio appena iniziato e che abbiamo deciso di dedicare interamente ai nostri autori locali. Saranno quattro appuntamenti, quattro incontri davvero speciali con le nostre eccellenze, poete e poetesse, quattro modi di intendere la poesia e quattro modi diversi per parlare di bellezza. E cominciamo col presentarvi oggi un'autrice davvero completa, Doris Bellomusto. Nata a Cosenza e laureata in lettere classiche presso l'Università della Calabria, insegna materie letterarie presso il liceo Giovanni Pascoli di Barga, in provincia di Lucca, dove vive dal 2011. Non ha mai dimenticato però né i suoi studi classici né tantomeno le sue radici meridionali, e dalle sue inestinguibili nostalgie sono nate le raccolte di poesie come Le rondini al cielo, edizioni Tracce del marzo del 2020, Fra l'Olimpo e il Sud, poetica edizioni luglio 2021, Nuda, la Dolfi editore, giugno del 2022, mentre nel 2023 pubblica l'albo illustrato Ti abbraccio Teheran per le pecore nere. Nella raccolta Nuda, alcune liriche sono particolarmente intense per immagini e sensazioni. Il lettore qui è invitato dall'autrice a non far rumore nel suo giardino, dove gli alberi da frutto maturano in silenzio, come la coscienza di sé. La poesia di Doris si caratterizza sin da subito per i versi spezzati e irregolari, quasi a mimare la ricerca affannosa delle cose che il racconto fa, scandito da una regolarità che trova la sua coerenza interna tra ripetizioni lessicali e parole derivate. Nei suoi versi ella si esprime sempre in prima persona, si assume, come Ilaria Grasso sottolinea nella prefazione, il coraggio dell'io narrante. Non si scherma nella finzione di una terza persona, dice tutto così com'è. Ci parla del desiderio, delle rughe e della stanchezza. Doris non si lascia tentare dall'indulgenza del riposo. Le pause sintattiche scandiscono un po' il ritmo della musicalità dei versi, che si accordano ai suoni lessicali. Della poesia che abbiamo scelto per voi, a cui stiamo volentieri per lasciarvi, dal titolo Guscio di Lumaca, Doris si dichiara che è sempre difficile un po' spiegare come nasca una poesia, questa poi in particolare.
afferma che essa rappresenta per lei un rifugio e di averla scritta in un momento di ozio e di lentezza, lieta del vivere nel suo guscio di lumaca, chiusa nel cuore concavo, sazia della vita per come è e consapevole di doverne custodire il bene e il male, la gioia, la pena, la noia, la fatica, la fame, la sete. L'autrice in sintesi ritiene che questa poesia, nella sua semplicità, possa dare voce al suo modo di intendere la vita, un mistero da accogliere con amore e senza pretese. Grazie molte a tutti e alla prossima. Ciao! A volte io vivo nella sorda perfezione di una chiocciola. Dimoro nel miracolo antico di un mondo senza Dio e senza uomo. In un guscio di lumaca so custodire la gioia e la pena, la noia, la fatica, la fame, la sete. A volte io vivo nella sorda perfezione di una chiocciola altera e lenta. Evito ogni scontro col mondo, costruisco cattedrali su fili d'erba e la rugiada si fa muta testimone della mia preghiera. Altro argomento nel libro che ci propone oggi Antonio Sergi, il suo consiglio di lettura e racconta la vita di un giudice che tutti conosciamo, Rosario Livatino, come sapete, agli onori della santità, e il libro è scritto da Domenico Airoma, anche lui un magistrato. Ma qual è la particolarità di queste pagine? Perché Antonio ce le consiglia? Sentiamolo. Rosario Livatino, il giudice santo, è il libro del procuratore Domenico Airoma, non la solita biografia, ma una vera e propria testimonianza su Rosario Livatino in termini di diritto, di etica e di fede, in cui viene tratteggiata forse la più bella figura di laico impegnato, di cristiano serio, caduto vittima della mafia siciliana. Rosario Livatino, che è ricordato da Domenico Airoma, Domenico Airoma è anche vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, appunto, ed è raccontato, ricordato e descritto così com'era, così com'è ancora per tutti noi, un uomo di fede che ha dimostrato come si possa amare la giustizia e viverla come missione, non solo perché come altri valorosi magistrati ha reso giustizia senza piegarsi alla prevaricazione mafiosa, ma perché ha saputo essere giudice prima che fare il giudice, e lo ha fatto nella consapevolezza di essere egli stesso, esattamente come chi era chiamato a giudicare, sottoposto al giudizio di Dio. I giudici sono chiamati oggi più che mai a porre grande attenzione alle necessità delle vittime. Sono le prime che devono essere riabilitate e reintegrate nella società, e per loro si deve perseguire una lotta senza quartiere ai trafficanti e ai carnefici. Non vale il vecchio adagio «sono cose che esistono da che mondo è mondo». Le vittime possono cambiare, e di fatto sappiamo che cambiano vita con l'aiuto di buoni giudici, delle persone che le assistono e di tutta la società. Ed eccoci ad un altro appuntamento che diciamo è seguito con particolare curiosità, e ringraziamo la Nostra Signora delle Stelle, Angela Zavaglia, per essere parte di questa bella grande squadra di Focus Cultura. Lei oggi ci parlerà, pensate, delle misure, delle distanze astronomiche, e noi le seguiamo con molta attenzione. Bentrovati, ci occuperemo oggi della misura delle distanze astronomiche. Quando alziamo gli occhi al cielo per osservare gli astri, spesso non abbiamo la consapevolezza di fare un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo. In quel caso è necessario considerare che abbiamo a che fare con distanze che sono estranee a quelle che l'esperienza quotidiana ci propone e richiedono adeguate unità di misura. Gli astronomi, infatti, si servono di unità di misura speciali
che facilitano loro i calcoli più impegnativi, che altrimenti sarebbero davvero difficili da eseguire. Le più importanti unità di misura astronomiche sono anno luce, unità astronomica e parsec. Ebbene, per arrivare ai nostri occhi, la luce proveniente da Sole, dalla Luna, dai pianeti, dalle stelle, dalle galassie, ha viaggiato alla velocità di circa 300.000 km al secondo, impiegando del tempo. Faccio degli esempi per chiarire meglio. La distanza Terra-Luna è di circa 384.000 km, ossia 1,3 secondi luce. Cosa significa? Che la luce che parte dalla Luna per percorrere i 384.000 km che la separano dalla Terra impiegherà 1,3 secondi circa. Quindi noi possiamo tranquillamente dire che la Luna dista dalla Terra circa un secondo luce. Il Sole si trova a 150 milioni di chilometri dalla Terra. La sua luce impiega circa 8 minuti a raggiungerci, quindi possiamo dire che il Sole dista dalla Terra circa 8 minuti luce. Quindi quando al tramonto osserveremo il Sole sull'orizzonte, che sembra quasi sfiorare ad esempio il mare, quella posizione era occupata dal Sole circa 8 minuti prima. Per indicare le distanze astronomiche di astri molto più lontani, si utilizza invece l'anno luce, ossia la distanza che la luce percorre in un anno e che corrisponde a circa 9.460 miliardi di chilometri, quindi è un numero enorme. Voi immaginate dovendolo rapportare al 430 anni luce che separano la stella polare dalla Terra. Quindi è molto più semplice dire che la stella polare dista dalla Terra circa 430 anni luce. Eppure l'anno luce, questa distanza che già si fa molta fatica a concepire, è piccola rispetto alle dimensioni dell'universo. E gli astronomi utilizzano altre due unità di misura. L'unità astronomica, che corrisponde alla distanza che c'è fra la Terra e il Sole, 150 milioni di chilometri, e il parsec, che equivale a circa 3,26 anni luce. Vi ringrazio. Vi aspetto al Parco Astronomico Lilio di Savelli, dove avremo modo di approfondire gli argomenti trattati di volta in volta. A presto! E continuiamo a parlare di stelle, le stelle del palcoscenico, però questa volta con uno spettacolo che ha fatto sold out a Cosenza, al Museo dei Bretti e degli Enotri. Parliamo del Pianista di Dio e con noi il protagonista Francesco Bossio. Grazie per essere con noi. Uno spettacolo che ha dato tante emozioni per l'interpretazione, per le note, per il coinvolgimento del pubblico, per la tua voce che è davvero fuori dal comune, una voce magica. Certamente noi siamo di parte perché tu sei la nostra voce, la voce dei nostri libri, ma è una voce che adoriamo e che ci piace, che la gente si innamori di questa voce e della tua professionalità. Intanto ci restituisci l'emozione di quella sera mentre scorre qualche immagine? Sì, l'emozione, ma è tuttora in corso, perché è stata una serata a dir poco splendida, magica e straordinaria. Sì, abbiamo fatto sold out e il pubblico si è emozionato, ma perché sì, io provo sempre a dare il mio contributo, ma intanto grazie per i complimenti. Sei sempre carinissima. Il testo è potente. Io dico che sono quei miracoli artistici che accadono, credo, ogni 100 anni. Adesso non voglio esagerare con le cifre. È un testo di una potenza di parola unica.
Poi si aggiunge anche la potenza della musica, perché sono, in realtà sono protagoniste tutte e due, perché il personaggio Novecento è un pianista, ovviamente fuori dagli schemi, sopra le righe. Intorno la gente continuava a ballare, non si era accorta di niente, non poteva accorgersene. Continuavano a ballare come se niente fosse. Forse qualcuno avrà giusto detto ad un altro: guarda quello con la tromba, che buffo, sarà ubriaco, è matto. Oh, guarda quello con la tromba, mentre suona piange. Come sono andate le cose poi? Dopo essere sceso da là, quella è un'altra storia. Magari mi riusciva persino a combinare qualcosa di buono se solo non si ficcava in mezzo quella dannata guerra. Francesco, il pianista di Dio, lo ricordiamo, tratto da Novecento di Alessandro Baricco. Tra l'altro lo abbiamo rivisto in televisione dopo, insomma, gli anni della malattia, anni importanti, e ci ha dato l'idea, no, di quanto potente possa essere la narrazione per come la intende un intellettuale come lui, che riesce a traslare poi tutto nelle pagine e nei testi. Il tuo personaggio è stato fedele al testo o è stato un personaggio in cui risente invece molto della tua personalità? Ma questo è inevitabile perché il mio personaggio che è Tim, cioè l'amico trombettista di Novecento, prende forma attraverso me, per cui si impadronisce delle mie corde, della mia emotività, del mio strumento, cioè del mio essere attore. Quindi tutto questo è inevitabile. Poi è chiaro che poi è reciproca la cosa. È un personaggio che ovviamente sento molto, ma co come del resto sento tutto il testo. Non ti nascondo che mi emoziona ogni volta che lo eseguo, perché per me non è un caso che ho detto che eseguo, perché un testo del genere, Alessandro Baricco è un genio, cioè sono quelle persone che vengono al mondo anche lì forse ogni 100 anni, per cui partoriscono poi capolavori del genere, ma parlo di scrittori come anche di musicisti, eccetera. È un testo incredibile, è un testo che io non mi stanco mai di fare, anzi, sabato scorso è stata un'edizione un po' più. Un po' più sentita da parte mia, intanto perché non la facevo forse da un paio d'anni, ma poi ho voluto arricchirla con accorgimenti scenici pochi, però insomma per dare più un'impronta teatrale, perché è un testo teatrale poi in realtà. Che dire, spero di farlo fino a che campo, perché Allora, noi te lo non mi auguriamo, ti stancherò. auguriamo altre Sì. repliche e chiaramente invitiamo i nostri Sì. telespettatori a rileggere le bellissime pagine di Baricco. Grazie per essere stato con noi, ti auguriamo chiaramente tanta, tanta fortuna e noi chiudiamo ancora una volta con la poesia di Elisa Biasi. Ancora grazie di seguirci, grazie a Luca Chito in regia, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Non aver paura di ferirmi, amico mio. Mi ferisce di più un tuo silenzio. Bisogna dirsi sempre la verità, amico mio. Perché tuo è lo sguardo che io cerco, tuoi gli occhi che incontro, tua la voce che ascolto quando lo scroscio violento dell'acqua trascina la terra, quando il rumore copre le parole e non odi il nome, quando solo e smarrito ti ripieghi per accogliere nel dolore la nascita di ciò che non conosci di te stesso ancora, quando lo strappo rivela un volto sconosciuto e la sicurezza di una storia tinta d'affetto diventa amara malinconia. Non ti dimenticare di me, amico mio, quando la notte si fa fonda,
quando ti sei allontanato tanto da capire che non potrai più tornare indietro. Non dimenticare il buio che ti ho rivelato, l'anima che ti ho affidato e la tua, che cancella il vuoto di morti giorni quando mi sorride. Io sarò qui per te.